Ma sono un po' colpito da questa grande attenzione al fatto che si fanno pochi figli. Io vorrei ricordare a tutti che ci sono state epoche storiche nelle quali una diminuzione brusca della fertilità c'è stata. Per esempio, nell'Inghilterra dell'Ottocento, l'inurbamento dei contadini ha portato a una valutazione differente del numero di figli necessari. Quello che in campagna andava bene, che 10-12 figli che lavoravano nei campi, non andava più bene nelle città dove 10 figli non si potevano mantenere. Oggi il problema va interpretato, secondo me, tenendo conto soprattutto del diritto della donna di fare le scelte che vuole. Cioè insistere per farla partorire, insistere per fare figli, secondo me è sbagliato, ma su questo bisognerebbe forse ampliare la discussione.